donna del sud, questa credo sia una caratteristica fondamentale che sente molto, è una donna dell'isola, un'isolana che torna all'isola dopo anni di assenza e quando torna, come dicevo prima, Alessandro torna e trova dei cambiamenti e torna per sposarsi, quindi l'inizio del film è questo, insomma c'è cioè, l'inizio di festa, di matrimonio, c'è cioè voglia di vivere questa grande festa, poi insomma accadranno da subito delle cose appunto molto così scioccanti, importanti e ovviamente che la riguardano molto, moltissimo da vicino. Quindi questa donna così forse ancora c'è un'identità, Maria cerca la sua identità, veramente, cioè, posso dire che è una donna irrisolta, si può dire. Si può dire Si può perché dire. possiamo dire poco, Sì, mi sento molto legata. E, sì, che comunque con tanti punti interrogativi, che sono anche proprio tanti di questi misteri, insomma, che poi vedremo insieme alla serie. È un personaggio che mi piace molto, si dice sempre, però mi piace davvero. devo dire che io che sono una poi. Io nelle scelte che ho fatto sono stata sempre molto intraprendente. Mi piace la novità, appunto, mi piace poter affrontare dei progetti anche con coraggio, anche magari potendo sbagliare, sono stato un incognito, ma questo qui è veramente una cosa nuova, innovativa, però sono contenta di far parte di questo progetto anche per questo, perché si tenta veramente una strada nuova che può essere poi insomma, importante, cioè si potrà seguire. Io sono, questo lo vorrei che lo dicessi tu, perché così può darsi che manderai in onda qualcosa che ci ho fatto. No, perché io ho conosciuto Giancarlo qualche anno fa. Perché questi due signori hanno fatto una delle prime serie televisive veramente innovative. Quando lui faceva il produttore e lei come attrice in una serie che si chiamava Alex, se non sbaglio, diretta da un regista molto bravo, che è Giancarlo Soldi, e io ricordo che vidi quella serie e ebbi molto, molto piacere. E Diciamo quando che ci una siamo... serie di 10 anni fa che anche ora sarebbe fin troppo avanti, troppo innovativa. Però, stava diciamo, attivo. Romina era Alex, questo, una sorta di Dylan Dog in gonnella, cioè una ragazza, un fumetto, diciamo, che investigava nel mondo non del Futuro distante, paranormale, insomma, tutta Italia. del mistero, risolvendo dei casi importanti. Possiamo dire che solo questo di Alex, che Alex ci ha portato a Maria, perché poi insomma è Mazza, stato un che po' fortuna. un percorso, però insomma, del mio personaggio posso dire questo, sono molto contenta, ripeto, di quello che vedo perché noi stiamo lavorando e non ci rendiamo così bene conto di quello che stiamo facendo, ci proviamo. Sì, no, è un po' strano, credo, no, parlare dei personaggi mentre lo fai è anche un po' noioso, credo per chi sente, poi insomma, giusto vedere, però insomma, il mio personaggio Qui non rappresenta, siamo tra giornalisti, no, uguale però, comunque, no, insomma, no, voglio dire, sì, ma è strano quando li stai facendo perché ancora li stai capendo, veramente li stai sviluppando, comunque insomma, il mio personaggio rappresenta il razionale in questa storia, un razionale che poi incontro con il personaggio di Romina probabilmente un po' vacillerà.